Michel Hunziker, te la sei bombata? Intervista, puoi farla senza essere giornalista. Intervista, non sarà di destra o di sinistra. Intervista, perfetta per sfruttare un altro artista. È il caso nostro. Intervista, non serve trucco fonico regista. Gli sarebbe un'intervista, mentre questa è un'intervista. Talentuoso come Albanese ma con più capelli, amato come Troisi ma in italiano, comico come Totò ma vivo, cross mediale come i Pampers ma con successo, divertente come Checco Zalone ma lo conosco, Fabio De Luigi! Yeah. Le nostre interviste io immagino che tu le abbia viste tutte, no? E quindi tutte! Esatto. Sei uno dei pochi che ha lavorato. Sì! Stranamente, peraltro, sì, sì, qualcosa ho fatto. Ho il naso di Topolino, perché ci hanno tamponato a ripetizione. Bastava girarsi e ti infilavano qualcosa nel naso. Che poi ogni tanto vanno lunghi. Sì, ogni tanto vanno lunghi. C'era anche una che faceva di questo, tipo, sai, lo scherma. La Juve perde 1-0 e giocano in 10. Oh, che peccato. Sportivamente dispiace perché la squadra merita. Sì, secondo me è l'ora che almeno in Italia vinca qualcosa. Eh sì, perché sennò sempre gli stessi, invece ogni tanto anche un po' la Juve. Io spererei anche sulla Champions, non so come la vedi. Beh, io... Praticamente su questa splendida piattaforma che è Twitch noi invogliamo sempre la gente a donare dei bits, però noi non è che vogliamo proprio speculare senza senso sull'ospite, ogni volta ci aveva motivo, nel senso è venuto Maccio Capatonda per il libro, visto che noi l'abbiamo letto e ne abbiamo comprati due, almeno 32 euro di rimborso libro ce li vuoi dare? Io non ho scritto il libro, quindi no, non so, però cosa... voglio dire a tutti che tu hai dei debiti di gioco con me. Questo è vero, io sono oggi qui anche per ripagare i debiti, diciamo le cose come stanno. A 3000 bits, attenzione, la road to 1000 volti in un minuto, tutti. Intervista. Intergiavista. Intergiavista, visto che le domande che fanno già tutti sempre per strada, i giornalisti, le interviste sono sempre le stesse, noi non è che non le facciamo, però tu non puoi rispondere quello che rispondi sempre. Michel Hunziker, te la sei bombata? Sì. 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 Elisabetta Canalis, te la sei bombata? Sì, siete monotematici. Ha un doppio vantaggio. Uno, possiamo risultare non banali a farti domande banali. Sì. Due, noi estrapolando solo te la sei mai cavata, sì, siamo a cavallo, capito? Certo, io un po' credo che ho una vita, una famiglia. Però va bene, per il bene del format mio preferito, questo è altro. Grazie. La Litizzetto te la sei cavata? Sì. Eravamo io, la Litizzetto, la Canalis e la Unica. Che roba! In una stanza. Mettete Fabio Grosso, diamine. Oh, io che seguo ricordo molto che Fabio Grosso ci ha fatto vincere dei mondiali. Che collegamento pazzesco. Però va bene, Grosso ci ha fatto vincere i mondiali, ma non ho capito. No, perché ho detto metti Fabio Grosso, che tra l'altro ci ha fatto vincere i mondiali, perché tu da piccolo diventavi grosso. Capisci? Io mi voglio suicidare, hai dei consigli? No, volevo sapere solo quanto gli devo per tutto questo. Cioè, così perché chiudiamo secondo lì. Me tanto. Il Mago Forest non te lo sei bombato. Sì. Eravamo io, Letizzetto. Intervista. Allora, Fabio, tu sei stato testimonial di una nota marca di detersivi dove c'era questa signora che interpretava tua madre e che ti perseguitava un po', ti chiamava, eccetera. Dici un po', com'è stato recitare con Mara Maionchi? Allora, a parte che saluto Mara perché è una grande professionista e ci tengo anche a dire che me la sono trombata. Ma eravamo giovani, eravamo io, per la Canalis, Mago Forest e Mara Maionchi in una stanza. E ho un ricordo bellissimo di Mara, da tutti i punti di vista, sia umano professionale che anche per il resto. E ci siamo capiti. Altra domanda, questa mi incuriosisce molto. Quando tu eri giovane hai fatto uno sport, ma invece di buttarti sui campi da calcio, come praticamente la stragrande maggior parte degli italiani, ti sei buttato su un gioco proveniente, uno sport proveniente dall'America. Quindi cosa spinge un giovane di Sant'Arcangelo di Romagna a buttarsi a giocare ad hockey?
Ah, innanzitutto la temperatura, Sant'Arcangelo, come tutti sanno, è un posto molto freddo. Noi uscivamo con i patti nella mattina, tutti, per andare a scuola, e da lì, sai, un giorno a mia amica è caduta una merendina, avevamo in mano, ci siamo messi a giocare, com'è come non è, ci siamo trovati a fare una squadra di hockey, e da lì, vabbè, tutti i risultati, sapete, cioè, sappiamo, sono i diavoli di Sant'Arcangelo se li ricordano tutti. Ma figurati, Sant'Arcangelo Devils, vabbè, però non hai rispettato solo lo stile con cui ti è posta la domanda, ovvero di incepparti ogni tre parole. Non so se... Ah, mi devo inceppare? Ma dovevo dire Sant'Arcangelo di... Stavo pensando, ok, America, Sant'Arcangelo, è che tutto... Guarda che ne ha dette di cose, senza incepparsi, due o tre potrà succedere. Sì, è vero. Un neurone mica può fare tutto, insomma. Sigla! Intervista! Intervistagram. Questo è un po' il clou. Sì. No, io da spettatore amo molto questo momento qui. Però come fai a dire così bene "ma porca di una puttana"? Sembra una domanda del cavolo, ma dire la parolaccia in modo che uno non è volgare è un'arte, eh? È il metodo Stanislavski. Che consiste nell'entrare nel personaggio. Io poco prima di pronunciare questa battuta, che ogni volta mi mette in difficoltà, mi do una martellata sui coglioni. Non visto, poco prima del ciak, e non mi esce quasi naturale, mi esce. Vabbè, tu e abbiamo lavorato insieme, lo sai, insomma. Cazzo, non visto è una chicca. Luca Ciarnese, qual è il film che rimpiangi di aver fatto? Attenzione che noi abbiamo... Allora, aspetta, che... Beh, ma ho solo uno? Potresti rifarci un Michel alla Love Bugs, ci chiedono. Beh, facilissimo. Michel! Qual è il metodo Stanislavski per dire questa? Niente, vino. Sì, certo, chi cazzo te lo fa fare a farti rompere le palle dei Pampers? Tra gli amici, i parenti, che gli ho detto, martedì abbiamo l'intervista, e tutti fanno, quando gli dicevamo che c'eri tu, cioè proprio una faccia come dire, non posso credere che vi abbia detto di sì. Perché mai ho dovuto? Ma infatti... Uno dei motivi, magari non il principale, ma sicuramente a noi fa molto piacere che tu sia qua, è anche perché da poco su Amazon è uscito un tuo film, tra l'altro molto bello, molto io ho riso davvero tanto. E, grazie. E ho rivisto tra l'altro in te, in certi tratti, anche un tuo vecchio te, ed è stato piacevole perché noi ti abbiamo conosciuto che eravamo alle elementari praticamente. Occhio che non fai fastidire questa roba, che poi si accorge che è vecchio. Si vede in camera, scusa. No, ma lo so! È uscito questo film che poi ne parleremo, 10 giorni con Babbo Natale, bellissimo, ma prima, se la regia è pronta, guardiamo subito il trailer. Il trailer. Ma dai. Sì, possiamo. Possiamo. Vai, trailer, questo è potere mediatico. Che in realtà è un film di merda, cioè io è inguardabile, cazzo. Perché poi allora Batantuono, bravo. Madonna, che ridere di Diego. La Lodovini fantastico, ma lui sempre che cazzo urli? Sai, senza le voci della Jalappa non fa ridere mai. Porca sì, ma finito. È finito. Grazie. Un film adorabile, bellissimo. Fabio, un film stupendo, bellissimo, grazie. Ma Diego lo surclassi in scena, mamma mia. Ma non ti questo non è bello che tu lo dica. Questo non è bello che tu lo no, dica. No, però scusa, è bello, posso dire, non è bello che tu lo dica, è bello che tu lo pensi. Però è brutto che tu lo dica. Ma poi quando fai quegli urli, che Mario, muoio. Ah, che genio. Dai. Sai che la Jalappa dava fastidio? Sì, era sta voce, vero? Poi ti vuoi muovere, non è che puoi sempre stare... No, continui a fare sta cosa. Perché... No, cosa stai guardando lì? Perché lo fai con quelle manine? Devi sapere che... Allora, no, ma la devi smettere, non puoi perdere tempo così, stiamo intervistando un ospite. Ma non si può, abbiamo... Ma perché tu mi devi dire che non so parlare? Cioè, adesso io voglio capire, perché tu mi devi dire che non so parlare? Va bene, allora porca puttana...
Ok, tutto risolto. Adesso andiamo avanti. Adesso. Che non succeda più che vi vedo litigare. Interanalista. Un naso. Un naso. Ah, bravo, un naso, sì, bravo. Il buco bianco, il naso. Un naso con due narici verticali, due narici vaginate. Sì, e vaginate. Un signore che ha mangiato un gelato alla fragola e pistacchio e completamente macchiato la faccia. Vedi? Tutto... Vedi, è un papà. Vedi, certo. C'è gente che vedrebbe delle robe. Vedi, è un papà. È uno che gelato. Sì, ma si vede che sia un animo sereno. Oppure un utero. Vedi, un papà. Questo è un papavero a testa in giù. Vedi, ah, papavero, papà vero. Sei un papà vero. È pazzesco. Papà vero, però a testa in giù. Pazzesco. Prego, prossima, io direi. Cosa ci vedi nella prossima? Questa non è facile. Ma mi butto, però. Buttati. Un cane? Vedi, è un papà. Vedi, è un papà. Pensa alla famiglia, per i figli. È un papà. Anni. È un papà. Perché i papà pensano ai cani. Posso dire che non vedo l'ora di vedere la prossima. Guarda. È l'ultima. È l'ultima. Purtroppo è già finita anche questa. No, aspetta. No, potere. Ok. Per un attimo ho visto una macchina, erano due pirla. Adesso è tornato un cane, scusa. Ma qui ridiamo solo noi, però. È sempre così l'ultima. Per chi non lo sapesse, lui è un grande trade union della famiglia Colorado. Sì, che salutiamo. Un saluto Michele Totti, un grande Michele. Intervita. Tu hai fatto tanto, sei riuscito a fare tanto nella tua vita e da comico, appunto, mi viene da chiederti adesso che cos'è che dici, ti guardi indietro e dici... Però, minchia, quella cosa non l'ho ancora fatta, mi piacerebbe farla. Per morire, sostanzialmente, cosa ti manca? Forse, ecco, mi manca tornare a fare qualcosa dal vivo, che è un po' veramente tanti anni. Bello, sarebbe fichissimo. Quello forse sarebbe... E sai che è il periodo? Certo, ho scelto il periodo migliore. Io c'ho un teatrino. Che tanto non me lo chiede nessuno. Parlando di cose fatte, tu hai detto che non hai mai scritto un libro, ma sai che esiste un libro scritto da un Fabio De Luigi? Beh, non sono io, certo, e meno male che non ho scritto un libro. Però sai che se tu vai sul libro, c'è scritto Fabio De Luigi, linkabile, e se tu clicchi su quel link, esci fuori tu. Ma dai. Sì. Fammi vedere subito il link. Ecco, libro di Fabio De Luigi, vedi a destra? Genere mistero, pubblicato 10 anni fa, quindi ti faccio gli auguri per il decennale, complimenti. Ti ringrazio, ma infatti si chiama il genere è mistero perché infatti non si sa che cazzo l'ha scritto. E se tu clicchi su Fabio De Luigi, pam, apre Fabio De Luigi, già Babbo Natale, sito ufficiale, che tra l'altro non aggiorni da 35 anni. È morto. Però posso seguirti su Twitter, dove hai quasi 1 milione di follower. Indagheremo, sarà sicuramente un omonimo. Puoi mettermi, Fabio, un attimo? Puoi farmi come Mosca quando... Erai presente? Sì, che lui comincia a dire sì. Eh sì, e ritornati dalla pubblicità, dopo un minuto dice, intanto quello lì è già in galera. Ma io ho già mandato i messaggi, insomma, stanno partendo i miei... Ok, a posto. Comunque io leggerò questo libro. Credo stia... Aspetta. Sì. Ecco, mi è arrivato il messaggio adesso, stanno andando ad arrestarmi. Sì, ok, bravissimo. Hanno già chiuso il genere mystery, eh? Tu sei fan dei Police, no? Sì. Quale sarebbe il tuo messaggio che metti nella bottiglia e lanci al mondo? Qua mi tolgo, dai, è troppo alto. Altissime. No, che cosa vuoi, che messaggio vuoi mettere nella bottiglia? Ci scrivo rompi la bottiglia. Ci scrivo. Beh, prima di tutto. Che bello, è un paradosso. Sì, è un paradosso. Cazzo, bello. L'hai fatto senza rendere conto. No, non so cosa sto dicendo. Fondamentalmente. Comunque dicono che non sei cambiato e ho scoperto qual è il tuo segreto. Perché non è... Non sono è... morto, sono morto. No, il segreto di chi...
e risulta sempre giovane. Io l'ho scoperto, ditemi se non è vero. Essere vecchi da subito. Bravo. È vero? Adesso hai 53 anni? 3, sì. 53 sì, anni, sì. Li porti molto bene, obiettivamente. Ma ti ringrazio. Quando uno guarda una roba di 30 anni fa che dice ne aveva 23, dice minchia, sembra ne abbia 51. Io la chiamo la tecnica Bisio. Cioè, bravo, Bisio, cazzo, Claudio è un altro, anzi Claudio migliora se possibile diventando grande, insomma. Eh sì, cioè se tu guardi Bisio in Mediterraneo è molto più vecchio di adesso. È più vecchio di oggi, sono d'accordo. Sì, è vero. Essere vecchi da subito ti permette che poi quando davvero ce li hai dici cazzo sei uguale, ma ero vecchio quindi, prima. Quindi se tanto mi dà tanto fra un po' ci rituffiamo in una vagina. Finisce così, non te l'hanno detto? Può finire solo così. Adesso sei considerato un sex symbol italiano. Ma no, da sempre. Da sempre. Cioè, non è importante essere belli fuori, ma dentro. Noi belli abbiamo questa fortuna, ma non deve essere considerato un limite, perché voi sennò ci vedete come belli e impossibili. Invece noi abbiamo una sensibilità. E a volte ci giudicate male perché siamo biondi. Hai lo sguardo, sei simpatico, sei intelligente, sei paterno, si vede che sei... No, pensavo patetico. Però. Sei un uomo fedele, ami la famiglia, che sono i primi che vengono traditi, tra l'altro, questi. Tra l'altro, esatto. Siamo arrivati al traguardo. Bene, complimenti. Allora, metti Fabio Grosso, che ci ha fatto vincere un mondiale. Ok, l'hai sentita adesso? Adesso sì. Attenzione, battutone, allontanarsi immediatamente. Ripeto, allontanarsi immediatamente. Che Dio perdoni i nostri peccati. È passato? È passato il battutone? Mi è volato qua, Sei sempre il più divertente, insopportabile questa cosa. Tutti i personaggi di Fabio De Luigi in un minuto. Olmo. Forse. C'è simpatia tra di noi. Simpatia se tu mi vuoi. Fabius. È molto vero. Medioman. Donna, non ti preoccupare, sta arrivando Medioman. Guastardo. Ah, la tauromachia. Dottor Scarpa. Aspetta. Nuovo abbonato. Sei bello, nuovo abbonato. Bravissimo, mica Iginio Massari. Iginio Massari. La crema deve essere lucida. E ma... Lucarelli. Paura. Patrick. Colonnello P. La mia destra. Serva. Copri. Ingegner Cane. Mille. Che tristezza. Che grande tristezza.